Saranno assegnati nelle prossime ore gli incarichi per le autopsie sui corpi dei due operai morti giovedì scorso in altrettanti incidenti sul lavoro, ma di lavoro in Puglia si muore troppo non solo nei cantieri edili o nelle aziende, ma anche nelle campagne, come testimoniano i tragici bollettini dei mesi scorsi. E di questo si discute oggi ad Agrilevante per iniziativa dell'INAIL e di Confagricoltori. Gaetano Presciantelli. Io lavoro prevalentemente in collina, quindi tra il rischio più grosso che ho è quello del ribaltamento. No, in passato molti miei colleghi ci hanno rimesso la vita. Tra il 2008 e il 2012 sono stati oltre 15.000 gli infortuni sul lavoro in agricoltura, tra gli infortunati 45 morti. Crescono le malattie professionali legate all'uso dei fitofarmaci, urgono iniziative di formazione su come impiegarli. Nota positiva, secondo le statistiche presentate a Bari nell'ambito di Agrilevante, nell'ultimo biennio la mortalità si è dimezzata. La gravità degli infortuni è invece molto più alta. La sicurezza è un investimento e per tutto ciò che è investimento occorre un sostegno consapevole. In molti casi sono i macchinari a causare infortuni e la Puglia è tra le regioni più bisognose di attrezzature più sicure. Ne abbiamo già parlato come CIE e come Agrinsieme Nazionale col ministro Poletti e abbiamo fatto presente che una normativa di questo tipo deve avere dei tempi scaglionati di applicazione e deve avere anche un giusto supporto per quanto riguarda la possibilità di acquistare nuove macchine. Riteniamo di aver avuto già qualche risposta positiva, abbiamo avuto l'apprezzamento delle associazioni, quindi credo che sia un dato importante. Questo governo sta dimostrando di poter intervenire concretamente in tutti i settori, in questo caso in maniera importante nel settore dell'agricoltura.